Questa trasmissione si occupa di cortometraggi di cinema indipendente, di cinema o video, cioè che non ha una produzione alle spalle, ma viene realizzato con mezzi estremamente limitati. La trasmissione è ad opera di Corte Tripoli Cinematografica, un'associazione culturale senza scopo di lucro con sede a Pisa. I registi che noi vedremo all'opera però non sono esclusivamente di Corte Tripoli Cinematografica, ma provenienti anche da tanti altri cineclub di tutta Italia. Salve, mi chiamo Marco Rosati. La passione per il cinema l'ho dall'infanzia. E le prime riprese le ho iniziate nel 2006 per fare un diario della mia vita. Sono entrato a far parte dell'associazione Corte Tripoli Cinematografica nel 2003. Il mio primo cortometraggio l'ho fatto nel 2008 e fino ad oggi, che è il maggio 2012, ho realizzato circa 60 cortometraggi, una decina di mediometraggi e 3 lungometraggi. Ho partecipato a qualche concorso vincendo nella metà. Attualmente lavoro da 5 anni nel campo della scherma, per la quale realizzo filmati documentaristici e tecnici. Mi aspetto di lavorare sempre più in grande, accanto a professionisti del settore. In corso ho un lungometraggio scritto e diretto da me, con il quale voglio provare la via della distribuzione nel mercato cinematografico. Penso che farò cinema per tutta la vita, perché è ciò che da bambino scelsi di fare e perché la ritengo una missione personale. Penso che chi ha particolari doti le debba mettere a frutto per se stesso e l'umanità. L'assassino l'ha raggiunta qui. L'ha buttata a terra e le ha sbattuto la testa violentemente.
molto violentemente. Frattura dell'occipite e fuoriuscita di materiale cerebrale. Probabilmente morta sul colpo. Ma a lui non bastava. Ha cominciato a infierire con mazzate dappertutto. Frattura dell'arcata orbitaria, zigomi spappolati, etmoide, setto nasale distrutto, quattro denti in gola e poi la cassa toracica sfondata. Tu che ne pensi? No, stasera sto andando a lavoro così e niente, stasera si va a cena dove avevamo detto. E poi così ti faccio vedere anche il mio vestitino nuovo, nero, l'ho comprato stamani, è troppo carino. Senti, e se a me non andasse né di sentirti ora né di vederti stasera? Mi sta dando fastidio sentire la tua voce. Cioè, cosa cavolo c'hai? Se io non avessi voglia né di vederti né di sentirti ora. Che cazzo stai dicendo? Che cazzo stai dicendo? Cioè, ma cosa è successo? Mi fa schifo la tua voce.
Ma sei impazzito? Sei veramente borderline o peggio? Perché i borderline sono anche più affascinanti di te in questo momento al telefono. No, dai, vaffanculo, ma che cazzo stai dicendo? Cazzo, sei andata... Se io non avessi voglia di sentirti e nemmeno di vederti... Ma ti rendi conto? Cioè, sto pensando che mi dici... Io e te dobbiamo parlare. Tu non puoi mettermi al mondo in questo modo e poi decidere di fare quello che ti pare giusto per te. Ci sono anche io ora, capisci? Cosa ci incastra a raccontare dello scherzo telefonico? Mi sono impegnato, mi sembra, no? Hai ragione, ma vedendola piangere così non mi è sembrato giusto. Tu non puoi scegliere di fare quello che vuoi dopo. Non so se ti rendi conto di dove siamo e come sei messo te. Cioè, ti rendi conto di con chi stai parlando, eh? Hai ragione. Ce la faccio. Non so se ti rendi conto di quello che dici, di dove siamo e a chi lo stai dicendo. Non ce la faccio. Guarda con chi stai parlando, guarda il posto in cui siamo. Guarda come ti sei ridotto. Hai ragione, va bene. Ma... calmo, cioè non... Tu non stai bene. Tu sei malato. Ci penserò io, magari. Questo è il motivo fondamentale per cui tu non puoi più frequentare quella ragazza. Tu sei malato. Tu non puoi stare con lei, no? Ricordi questo? Beh, certo, te. Io devo lasciare lei. Perché tu non ci riesci. Io penso a questo. Tu non devi fare altro che stare qui. D'accordo? Sì, va bene. Questo è per me. Dimentica la sua borsa.
ascolti record in tutte le edizioni del TG1 nella giornata del terremoto in Abruzzo. Il TG1 ha registrato uno share intorno al 30% nelle edizioni delle 6.30, delle 7, delle 8, con un picco del 43.1%. It doesn't really matter what I am. It doesn't really matter what like my house looks like in Style Magazine. Quali sono i reali numeri di questa epidemia? Feet were amputated. Sono stati amputati i miei arti, non la mia vanità, e neppure i desideri che condivido con qualsiasi ragazza. Third rule of Fight Club. Someone yells stop. Fight is over. I need you hopeless. Due bande di camorra si fronteggiano. Le moto sono appena sfrecciate contro mano. Eccole. Ha ucciso la sorella e il cognato e poi si è tolto la vita, vi sarebbe un motivo che ha dell'incredibile. Una lieve anomalia nelle analisi del sangue, si era convinto che i piatti preparati dalla sorella facessero male alla salute. Thank you.
Buongiorno, senta, io sono un giornalista. Avevo bisogno di parlare con la signora Silvana. No, però... no, guardi. Vogliamo che... Non ne voglio sapere niente. Ma vogliamo far capire ai nostri lettori, è una vicenda che ha toccato molto. Scocciato. Ci pensi un attimo, guardi. Può essere utile anche a voi il fatto che si sappiano le cose in modo corretto, facendo parlare la diretta interessata. Qua? Qual è stato il motivo scatenante? Perché è arrivata a fare un gesto così? Cos'è successo? Cos'è successo dentro di lei? Io ho infilato le mie mani dentro le orbite e ho spinto giù le dita. Materialmente, cosa è accaduto? Lei si è messa a urlare, è venuta gente? Non so. È svenuta? Sì, penso di... Lei ha avuto problemi di tipo psichico, psichiatrico? Che rapporto è stata fatta? Beh, è abbastanza normale, legittimo, si metta nei panni dei nostri lettori. In casa, in famiglia ci sono problemi di questo tipo? Qualcuno ha avuto problemi di tipo psichiatrico? No, nessuno, no. Fin da piccolo ha avuto questo. Pensa che il suo rapporto con Dio sia migliorato dopo il fatto che le è successo? Ah sì, decisamente.